Il campionato italiano velocità montagna ha vissuto la quinta ed ultima tappa della zona centro-sud in Calabria, nella provincia di Catanzaro, alla 15ª cronoscalata del Reventino. La gara, organizzata dal Racing Team Lamezia in collaborazione con il comune di Lamezia Terme e la partnership di Carrefour Market, si è svolta alle porte della città, sui 6 km che dalle porte della suggestiva Nicastro portano fino alla fresca e caratteristica Platania, un tracciato affacciato sulla stessa città e sull'azzurro del Mar Tirreno. Domenico Cubeda, su Osella PA 2000 di gruppo E2B, si è imposto nella 15ª cronoscalata del Reventino, quinta ed ultima prova di CVM Sud, prima delle tre finali previste a settembre. Il pilota catanese ha vinto gara 2 con il miglior tempo della giornata in 2:44:48, migliorando di più di un secondo la prestazione di gara 1, dove ha ottenuto il secondo tempo dietro a quello di Domenico Scola Junior con l'Osella PA21S. Colpo di scena in gara 2 quando il giovane cosentino della Cosenza Corse si è fermato per un guasto, duello per la vittoria finale finito anzitempo e strada spianata per Cubeda. La sfida ravvicinata tra il giovane cosentino della Casa da Corse Calabrese e l'arrembante etneo della Cubeda Corse era iniziata sin dalle due salite di prova all'insegna della grande sportività. Sportivamente mi dispiace per Domenico Scola, perché volevo che lui arrivava magari per avere un confronto diretto, perché è proprio l'unico ad avere un confronto diretto per i tempi. Sono contentissimo. E anche questa è stata inaspettata, perché per me è un progredire tra la macchina e io, perché è la seconda gara che faccio con questa macchina. Intanto sono contentissimo. Ottima seconda posizione per un sempre più ritrovato Vincenzo Conticelli. Il portacolori Catania Corse ha ottenuto due ottime prestazioni in entrambe le gare. Sì, diciamo che realmente sta funzionando quello che dicevamo allo Spino, che siamo stati a Fasano, e allora di gara dopo gara abbiamo cominciato a migliorare tutto quello che non abbiamo fatto i due anni precedenti con questa macchina. La macchina è potenziale, adesso ce l'ha, sta per terra e va guidata ancora più professionalmente, perché è abbastanza professionale. Questo percorso abbastanza mi piace, però non è adatto per questa struttura di questa macchina, però ci siamo uguali. Terzo sul podio il tenace castrovillarese Rosario Iaquinta, che ha concluso le due gare ed il girone in vetta al gruppo CN con l'Osella PA 21 Evo Honda, con la quale ora sembra aver trovato quel feeling cercato a lungo. Oggi col CN la tenacia ha pagato, e la fortuna pure, quindi siamo sul podio. Hanno retto molto bene i pneumatici già utilizzati alla prima manche, sono riuscito a ripetere lo stesso tempo della prima ed eccomi qua sul podio, contentissimo. Quarta piazza guadagnata dall'esperto reggino della Ionia Corse Carmelo Scaramozzino, che ha esordito al volante della Osella PA20S BMW, mostrandosi immediatamente incisivo su una vettura sulla quale era all'esordio. Sì, il feeling possiamo dire che va bene, è un po' la macchina che deve crescere sulle sospensioni, sull'aerodinamica un po', però per adesso va bene così. Sesto un altro esperto reggino, Antonio Iaria, su Osella PA20S BMW, davanti al potentino Achille Lombardi, primo di classe 1600 del gruppo E2B, con la Radical SR4, con cui adesso ha trovato un'intesa efficace, grazie alla quale il bravo driver lucano può pensare alla coppa di classe. Solo settimo il giovane contendente del gruppo CN Francesco Conticelli, che ha cercato per l'intero weekend un assetto adeguato per la sua Osella PA 21 Evo. Sì, pensavo che mi dovevo trovare molto meglio dopo la gara di Ascoli, che eravamo andati bene, però arrivando qua siamo arrivati troppo svantaggiati dando le prove. Non abbiamo trovato il giusto setup della macchina. Stamattina sembrava che c'eravamo, ma ora era di nuovo inguidabile e quindi abbiamo corso in difesa, ma purtroppo le gare sono così, è sempre una diversa dall'altra. Ottavo posto per l'esperto ragusano di Comiso Giovanni Cassiba, che cerca le regolazioni migliori per adeguare alle salite la sua Wolf CLV con motore Mugen.
top 10 completata dal bravo ed arrembante etneo della Giarre Corse Orazio Maccarone, che ha vinto il gruppo E2M riservato alle monoposto con la Gloria CP7 di classe 1006, con cui ha preceduto il cosentino della Cubeda Corse Umberto Berardi, che continua a prendere confidenza con la monoposto Lola Donne. Sì, Reventino è un tracciato che mi piace tanto perché è la quarta volta che vengo, quindi mi soddisfa molto. Grazie a tutti voi, non che dirvi, sono molto felice, sono contento di questa mia prestazione e saluto tutti gli sportivi. Sempre tra le biposto E2B, il locale Francesco Ferragina ha chiuso a ridosso dei primi 10 e si è imposto in classe 1003 con la Elia Avrio, vincendo il trofeo Leonardo Elia, dedicato all'indimenticato progettista e costruttore delle piccole e prestanti vetture prototipo di costruzione catanzarese. In gruppo E1, successo del campano Emilio Galliani, che si è imposto in gara 1 con la Renault New Clio di classe 2000 davanti al cosentino Natale Stabile, molto aggressivo sull'Alfa 147 GTA, complice per due volte lo sfilamento del manicotto del turbo sulla mirata Lancia Delta S4 del teramano Marco Gramenzi, vincitore di gara 2 e che ora accede alle finali al comando della categoria per il Girone Sud. Sì, ringraziando Dio ci stiamo arrivando al nostro scopo, devo ringraziare l'RRM, devo ringraziare Ferdinando, devo ringraziare un pochettino tutta la gente che mi sta intorno. Stiamo arrivando al nostro intento, siamo stati sfortunati pure noi la seconda mancia per due lunghi, altrimenti avevamo tolto qualche altro secondo ancora, stavamo su 13, però sono contentissimo. Ringrazio tutti, sono felicissimo di aver trovato il punto giusto. Sì, non tutte le ciambelle escono dal buco, ero già stato un po' sfortunato nella gara di Sarnano perché la seconda partenza non ho potuto prendere il via e qui a Reventino, anche per il piacere di fare una gara di campionato con la mia amatissima e fidatissima S4, ho voluto cimentarmi con questa e poi purtroppo ho avuto mettiamola in positivo, l'ebbrezza di fare metà salita col turbo e metà senza in entrambe le manche, perché alla stessa curva è uscito per ben due volte il manicotto della turbina e quindi io sono rimasto penalizzato dal tempo, in quanto la macchina senza turbina è un po' ansimante, però è stata una trasferta lo stesso piacevole. La classe 1006 ha visto ancora irraggiungibile il cosentino di Villa Piana Giuseppe Aragona sulla sempre perfetta Peugeot 106, come quella di classe 1004 del Regino Domenico Chirico, che ha ottenuto un ottimo tempo in entrambe le gare, precedendo in classe la gemella del pilota di casa Gianluca Rodinò. Mentre tra le cilindrate fino a 1150, successo ed ottimo riscontro nell'assoluta per un altro driver di casa, Claudio Gullo, su Volkswagen Polo con motore Suzuki motociclistico. Per la Coppa Superstars, Amedeo Pancotti ha intascato il pieno di punti al volante della sempre ammirata BMW M5. In gruppo GT, prima posizione per il cosentino Ivan Fava su Ferrari 360 Modena, sulla quale ha risolto solo nella tarda serata di sabato i problemi accusati in prova agli iniettori. Secondo posto per il laziale The Climber al volante della Porsche Cayman, con cui ha preceduto il pugliese Vito Pace sulla 996 GT3 di Stoccarda. Successo meritato ma sorpresa in gruppo A per il pescarese Giuliano Pirocco, molto agile sul tracciato, sul quale però ha pagato l'esordio con la potente 4x4 turbo con un testa coda in gara 1. Secondo il salernitano Francesco Paolo Cicalese sulla Honda Civic EK1 di classe 1006, con cui il feeling è stato perfetto sin dalle prove, complici i ritiri del vincitore di gara 1 Franco Cimarelli su Alfa 147 e del campano Sandro Acunzo dopo che si sono ripresentati dei problemi di erogazione sulla sua Mitsubishi Lancer Evo. Bottino pieno in gruppo N per il campano della Rubicone Corse Giovanni Del Prete, che ha dominato con la sua Mitsubishi Lancer Evo. A completare il podio gli autori di un avvincente duello per la classe 1006 vinto dal salernitano Cosimo Rea alla guida di un'ottima Citroën Saxo sul locale Luca Ligato su Peugeot 106.
Sotto il podio il primo di classe 2000, il cosentino di Peperoncino Motorsport Luigi Malizia, con la Honda Civic Type R ha guadagnato altri punti preziosi per accedere alle finali con ottime possibilità per la Coppa di classe. In gruppo Racing Start, nuovo successo tra le auto sovralimentate per il pugliese della Fasano Corse Ivan Pezzolla, che ha confermato la piena sintonia raggiunta con la Opel Corsa OPC, con cui ha preceduto il catanese della scuderia Etna Salvatore D'Amico, immediatamente a suo agio sulla Mini Cooper S. Terza piazza per l'abruzzese dell'Autosport Abruzzo Andrea Marchesani sulla Volkswagen Polo GTI, che ha pagato l'esordio sul tracciato ed una scelta azzardata di gomme in gara 1. Due Citroën Saxo ai primi due posti tra le Racing Start aspirate, quella del campano di Sila Racing Antonino Vassallo e del pugliese Maurizio Cuoco.